Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui per parlarvi dei 5 tipi di gonna per 5 tipi di fisici diversi e ovviamente le occasioni d'uso, come indossarle per valorizzarci e valorizzare anche il capo stesso al meglio. Allora, la prima gonna di cui vi parlo è la gonna a ruota sopra il ginocchio. Ho inserito anche la lunghezza perché appunto è importante per il tipo di fisico per il quale ve la consiglio. La gonna a ruota ovviamente è una rappresentante, non vuol dire solo quel tipo di gonna, ma anzi anche gonna a mezza ruota, gonna svasata, tutti quei tipi di gonna che hanno qualche centimetro in più di stoffa, non ci fasciano, non ci stringono, ma cadono scivolate appunto sul nostro corpo e sono indicatissime per chi ha qualche centimetro in più sui fianchi e sul sedere, quindi vuole coprirli, comunque vuole che non vada a segnare ciò che indossa. E anche, come vi dicevo, la lunghezza è importante perché è indicata anche per chi non è molto alta, quindi avendo una lunghezza che va sopra il ginocchio, non troppo corta quindi ma neanche troppo lunga, rende comunque la figura slanciata e fa al caso anche di chi non è altissima. La consiglio nei tessuti più leggeri, più morbidi, più confortevoli, sempre per lo stesso discorso, perché questo tipo di gonna è bellissima perché scivola sul nostro corpo e comunque è anche sensuale. È bella anche in tessuti più strutturati, però la vedo più indicata per occasioni d'uso un po' più formali, un po' in cui vogliamo essere un po' più eleganti. Numero 2, la gonna plissettata sotto il ginocchio, quindi quel tipo di gonna che vediamo tantissimo in questo periodo in giro perché è carinissima da indossare in tante occasioni. Basta cambiare il sopra e le scarpe e diventa subito perfetta per la sera, ma appunto è perfetta anche per il giorno magari con una giacchetta, con una borsa a tracolla e con delle sneakers, perché no, è fantastica. Per la sera indossiamo un tacco, mettiamo un corpetto un po' più strutturato, magari con delle spalle scoperte, e siamo perfette per la sera. È un tipo di gonna che vedo più indicata per i fisici sicuramente più slanciati, quindi più alti, per chi è dotata di un po' di altezza in più, perché comunque andando oltre il ginocchio, se siamo bassine, non ci enfatizza, non ci rende giustizia al massimo, ed è bellissima su fisici che appunto sono slanciati, perché rende la figura comunque più eterea, se vogliamo. Poi ecco perché io me la immagino, non so, anche in colori pastello, questi bei colori così, con questo stile impero, mi fanno pensare subito a qualcosa di etereo che mi piace tanto. Numero 3, la gonna a tubino. Allora, la gonna a tubino è un must have, come il petit robe noir, come tutte queste cose qui che sono must have all'interno di un armadio che si rispetti, quindi che sia elasticizzata, che sia strutturata, quindi non lo so, in cotone stretch, che sia in raso, che sia in qualsiasi variante. La gonna a tubino nera è perfetta in tantissime occasioni, soprattutto quando vogliamo essere un po' più formali e più eleganti. È consigliata per tutti i tipi di fisico, soprattutto io la consiglio quando è stretch ed elasticizzatissima, perché appunto ci fascia bene la figura, ci salta le forme, ci mette a posto quello che magari eccede un po' di più, quindi è fantastica anche sui fisici oversize, ci rende infatti sensualissime dalla 38 alla 50 e oltre. La minigonna a trapezio. Allora, chi di voi non avrà visto su foto, su shooting in giro, e chi più ne ha più ne metta, queste minigonne a trapezio? Poi me ne viene in mente sicuramente una, che è quella di jeans. Io la indosso adesso, però non ve la posso far vedere. Comunque mi piace tantissimo perché è carina da indossare anche quando vogliamo essere un po' più eleganti. Adesso indosso una camicetta tutta frufru con delle stelline, ma anche comunque di giorno, quindi non per forza di sera, anche di giorno con delle scarpe di ginnastica, con una t-shirt e così via. Quindi davvero è un capo molto molto carino. Io vi sto citando quella lì in jeans, ma ovviamente in qualsiasi altro tipo di tessuto e fantasia è veramente
veramente carinissima ed è un jolly anche questa. È molto bella la figura a trapezio perché fa in modo di vestire anche quando abbia di vestire bene, di equilibrare, di nascondere, di armonizzare anche quando abbiamo qualche centimetro in più di fianchi, perché scendendo in maniera un po' spiovente li nasconde in maniera perfetta. Quindi è veramente una gonna carinissima ed è indicata soprattutto per le ragazze più giovani, quindi non la consiglierei per esempio per una signora ovviamente, però per le teenager, per le ragazze è veramente bellissima, quindi secondo me solo per le signore non è più indicata. Essendo corta, quindi io vi ho parlato di una mini, non è indicata anche per quanto riguarda, secondo me in generale, per questa cosa vale, per quando abbiamo delle gambe non troppo simmetriche, quando abbiamo dei difetti appunto che riguardano le nostre gambe, magari sono troppo grosse oppure troppo magre. Quindi questi eccessi qui io non consiglio proprio le lunghezze molto corte, se si può dire. Quindi quando una cosa è molto corta non la consiglio tanto quando abbiamo dei difetti brutti da vedere, quindi per quei discorsi lì è più indicato qualcosa di lungo che vada un po' a coprire. Ecco, per esempio quella plissé che vi ho detto prima, che va oltre il ginocchio, è perfetta quando abbiamo dei difettucci alle gambe, quando sono troppo magre magari. Quindi questa gonna qui è bella, è più indicata per delle belle gambe, comunque non troppo magre, non troppo grasse, insomma delle belle gambe da mettere in mostra, perché no. Allora, è venuto Kiko con me sul letto, che è molto felice di essere venuto qui con noi, mi vuole leccare, grazie amore. Passiamo all'ultima gonna che ho inserito ed è la minigonna stretch. È indicata appunto come sempre per chi ha da mettere in mostra le gambe, chi vuole mettere in mostra le gambe, chi ha magari le gambe come punto forte. È carina di giorno come vi dicevo, ma anche di sera, però non la indicherei per chi vuole indossare il tacco, perché comunque essendo aderente, essendo corta, già siamo abbastanza in mostra, col tacco magari rischieremo di eccedere. Quindi anche questa, come il tubino nero, va bene un po' per tutte le fisicità, però ovviamente per quelle un po' più abbondanti è consigliabile sempre un tessuto più morbido, più elastico, che ci fasci magari al meglio e ci enfatizzi i punti forti, nascondendo invece magari delle pecche del nostro corpo. Essendo già corta comunque la consiglio in vita alta, vabbè, ma io ragazze la vita alta la consiglio in qualsiasi occasione, sempre e per sempre, perché per me è bellissima, veste benissimo tutti, e secondo me la vita bassa veste male ed è difficile che vesta bene qualcuno, va bene. Tralasciando questi che sono i miei gusti personali, questa era la mia ultima gonna che rientra appunto nelle mie 5 gonne must have, 5 fisici diversi, o comunque anche ci sono dei fisici che per esempio le indossano bene tutte, quindi comunque sono delle gonne molto versatili, alcune più indicate per certi fisici, per coprire dei difettucci, per enfatizzare un fisico, altre per altri, ma comunque sono delle gonne che ad esempio io indosso tutte molto volentieri. Quindi l'importante come sempre è sentirci bene con noi stesse e scegliere ciò che più ci fa sentire a nostro agio, insomma, che se ne dica. Io vi mando un bacio, spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa essere utile, vi faccia compagnia, spero tanto di avervi fatto piacere con questo video, perché io ve l'ho detto, adoro fare questi video, e quindi spero tanto piacciono anche a voi. Vi mando un bacio e ci vediamo la prossima volta. Ciao!